Buongiorno dagli studi di Obiettivo News. Oggi 4 febbraio è San Giuseppe da Leonessa. Oggi si celebra anche la giornata mondiale della lotta contro il cancro, promossa dalla UICC, Union for International Cancer Control, e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La giornata, giunta al 23° anniversario, rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa ognuno può fare per combattere il cancro. La giornata mondiale della fratellanza umana è stata invece proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 dicembre 2020, adottando la risoluzione Giornata internazionale della fratellanza umana. L'Assemblea ha invitato gli Stati membri, il Sistema delle Nazioni Unite e altri a promuovere il dialogo interculturale, una proposta concreta in risposta al crescente odio religioso emerso nei mesi colpiti dalla pandemia da Covid-19, sottolineando l'importanza di aumentare la consapevolezza sulle diverse culture, religioni e convinzioni e dell'educazione alla promozione della tolleranza, incoraggiando attività volte a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale per rafforzare la pace e la stabilità sociale, sapendo che la tolleranza, il pluralismo, il rispetto reciproco e la differenza di religioni e di convinzioni promuove la fratellanza umana. Questa giornata ci permette di riflettere su questioni molto diverse che gravitano intorno alla fratellanza umana, quella della non oppressione di coloro che appartengono a gruppi percepiti come diversi, e quella del dialogo e del confronto tra persone e gruppi con convinzioni diverse. Buon proseguimento di giornata.